è nata nel 1771, il 14 di settembre. Come presenteremo il libro, Antonio, e lì ci sarà tutto un riassunto della confraternita di Sant'Antonio, dalla nascita, la Valle Bruno fino ai giorni d'oggi. E in pratica questa chiesa sarà fondata nel 1771, ma fatto il patrono del paese, Sant'Antonio Martire. E in pratica questo è avuto da quei tempi antichi, diciamo pure che era una confraternita nata da poche persone, l'hanno fondata, che poi questo qua Antonio naturalmente sarà, spiegherà meglio, che questa confraternita è nata che erano poche persone che si autotassavano per fare questa cosa, cioè pagavano pure diversi soldini, si autotassavano per mantenere, per fare questa confraternita. In più, poi con i tempi, poi ancora nei tempi passati, erano che giravano con, stavo detto pure quando abbiamo presentato il libro, che giravano con un barile sulle spalle, sempre questa gente si era inventata, il fatto di rimediare, chiedevano il vino in offerta ai contadini che c'erano, e che poi questo qui confratelli lo rivendevano per avere un certo introito per mandare avanti questa confraternita. Tutto qua, insomma, uno cercava di mandare avanti il meglio possibile. Prima c'è stato il grande priore Marcello Latini, che c'è stato per 38 anni, e poi c'è il sottoscritto, che naturalmente è stato per 25 anni, fatto il 25esimo. La confraternita di Sant'Antonio è un'associazione religiosa composta da laici che si occupa di divulgare il culto tra la popolazione di Monteporzio e di creare dei momenti di aggregazione tra i confratelli, organizzando delle iniziative caritatevoli, ma anche altre iniziative culturali o ludiche. Quest'anno abbiamo celebrato i 250 anni da quando il cardinale Enrico Stuart, duca di York, ha firmato il decreto di indizione della confraternita. Era il 14 settembre 1771 e quindi qualche giorno fa abbiamo celebrato i 250 anni da quel momento. Per la celebrazione abbiamo messo in atto diverse iniziative anche interne di organizzazione, tant'è che lo scorso anno ci siamo dati un nuovo statuto che aggiorna le regole della confraternita al diritto canonico, ma poi tramite altre iniziative. Una di queste è la creazione dello stemma araldico della confraternita, che lo vediamo qui. È stato realizzato quindi per l'occasione dei 250 anni da Marco Foppoli, che è uno degli araldisti più importanti che abbiamo in Italia. E, oltre allo stemma araldico, abbiamo deciso insieme al priore di fare un inventario di tutta la documentazione cartacea presente in sagrestia, per cui abbiamo trovato documenti che per 250 anni erano rimasti sepolti e sono ritornati in vita. Tutta questa storia l'abbiamo racchiusa in un libro che faccio vedere, è questo. Un'altra iniziativa che abbiamo realizzato per i 250 anni è un CD realizzato dalla Corale di San Gregorio Magno, che è il nostro compatrono e dedicatario del Duomo, che ha inciso le musiche tradizionali di Sant'Antonino, quindi l'inno tradizionale insieme alle campane che suonano in un modo particolare solo per la giornata di Sant'Antonino e i canti che vengono fatti durante la novena che è la preparazione alla festa del santo. E accanto a questi sono state inserite altre due parti, una antica dove sono stati recuperati alcuni inni medievali su Sant'Antonino proprio. Sono state recuperate le partizioni che sono state messe in musica dalla corale per la prima volta dopo centinaia di anni. E un'ultima parte invece che è una composizione nuova, è una messa per Sant'Antonino scritta dal direttore del coro Gabriele Spampinato. La festività del patrono è una ricorrenza
eccezionale per Monte Porzio Catone, è la più sentita, è un'appendice dell'estate monteporziana ed è particolarmente coinvolgente dal punto di vista emotivo. Quest'anno questa festività si arricchisce di una ricorrenza che non poteva passare in secondo piano, che è il Giubileo della Confraternita. Ho qui il libro in mano che ha confezionato il priore e il suo vice, uno strumento sapiente che ho auspicato entri nelle case di tutti i monteporziani, perché consente attraverso questi 250 anni di ripercorrere la storia degli ultimi secoli di Monte Porzio Catone. È un qualcosa che dal punto di vista affettivo, emotivo ci riguarda, ma anche dal punto di vista storico. Ci sono tutte le caratteristiche e le ricchezze che dal punto di vista religioso e anche storico-archeologico hanno impreziosito questa cappella, e anche altro. Prima in maniera sapiente il Antonio Saluzzi ci ha descritto come ha fatto questa ricerca in maniera attenta, certosina. Il momento della presentazione è stato un momento davvero coinvolgente. Dal punto di vista dell'amministrazione è stato un onore e un dovere sostenere questa iniziativa.